Eccoci qua, siamo sempre con il nostro, il vostro soprattutto amico Alessandro Di Pietro, il grande giornalista e conduttore in una veste un po' diversa, ovvero ci fa da Giasone, da Cicerone, in Bulgaria non so come si chiami la guida, però diciamo così. Non lo so nemmeno io. Nemmeno io. E siamo a Sofia, andiamo a vedere una particolarità, oltre a quelle che ci hai già raccontato, no? di una città, ah, di matematica. Il cambio della guardia, bellissimo, bellissimo. È molto cerimonioso questo evento. E come vedete la cadenza è lenta, sotto il rullo dei tamburi c'è questo, ecco, naturalmente il roteare delle sciabole, quello è un ufficiale naturalmente, e notate il kepi, così si chiama, con tanto di penna, cioè il cappello con questa penna da parte della guardia. Molto bello, eh? Bello, sì. C'è molto scelto, a vederle così da lontano con questa divisa rossa sembra quasi il cambio della guardia inglese, però sembrava no. Un po'... Ti fa pensare la stessa cosa, vero? Quando vedi il cambio della guardia. Però loro hanno dei cappelli neri un po' così, però vedendoli così da lontano. Questi invece hanno questa penna, cioè, penna dice... molto pronunciata, sì. E poi c'è anche una Sofia che vive, poi vedremo di notte, ma anche di giorno, nelle sue vie dello shopping. Questa allora, Vetoscia mi sembra Boulevard. La famosa strada, questa è una strada di 6 chilometri, questa è qui stiamo solo a un terzo della strada, che parte praticamente da quello che abbiamo visto prima, il Palazzo di Giustizia, e arriva fino a giù, dall'altra parte della città. È una strada molto larga, come vedete, dove ci sono tutti i negozi, isola pedonale, tutti i negozi, più le firme più importanti che vediamo anche qui a Roma, in Italia e nel mondo, compreso numerosi ristoranti, sempre pieni a qualsiasi veramente ora del giorno. Quindi non è che lì si pranza alle 13 e si cena alle 20, lì si pranza, non dico alle 9, ma dalle 10 della mattina fino alle 24, in qualsiasi certo, momento. Continua, tu puoi mangiare quando vuoi. Tu entri in un ristorante, ti metti seduto e ti servono. La presenza dei ristoranti italiani tu l'hai notata? Tanti o no? Ce n'è uno solo, dove io non sono voluto entrare perché sono abituato a non frequentare la ristorazione italiana all'estero. Anche perché è sempre sicuramente contaminata, no, da quelle che sono mi le piace, usanze. Poi no? Mi piace mangiare, diciamo, con i cibi del posto. Quindi là hai fatto shopping, hai preso qualcosa di caratteristico, niente, non hanno, niente, cioè niente. Sei fatto 6 chilometri sopra sotto, dicevo, un po' sì, di ginnastica. Sì, no, ho fatto quello che si chiama la vasca, no? Lo struscio. La vasca, è vero. poi ogni altro ci sono queste statue di bronzo, che da lontano mi sembravano i classici mimi, quelli che stanno fermi. È vero, sì. No, invece era proprio una però le volte questi mimi ti sembrano delle statue, veramente ti fanno prendere dei gusti. Era vero, sono andato lì a toccarla, era vero. E poi c'è una Sofia by night. Sì. Chiamiamola by night, forse non è il termine proprio giusto, allora, però di notte che eccola si vive. Qua, queste sono le riprese che ho fatto da un ristorante, da un roof garden sopra un albergo. Purtroppo si vede male, grazie all'operatore che sarei no, io. No, si vede bene perché voglio dire, se è buio e bisogna vedere e percepire sì, se le luci. Si vede un panorama bellissimo di tutta la città, compresa la famosa, già citata, cattedrale greco-romana. Come si vive di notte? Se hai vissuto un po', non dico di notte tanta, allora, però c'è questo fervore che... Diciamo, io penso che alle 18 del pomeriggio si esplode la città, scendono tutti, ripeto, era una giornata primaverile e quindi invogliava a starci, pochi cappotti per dire, anche se è un paese abbastanza freddo, si stava benissimo. Alle 18 tutte le città, tutte le strade della città erano piene fino all'una e mezza di notte, quando io sono rientrato in albergo, proprio così, pieno, e naturalmente pieni tutti i ristoranti. Ma cioè, quando tu dici la notte, no, magari uno prende e cammina, è una città che è una ti città coccola viva. O è una città in cui magari alle volte hai anche paura di uscire, proprio perché comunque assolutamente escludo questa ipotesi per quel tre giorni che ci sono stato e per quelle due notti che ho frequentato, gente sorridente. Io la pensavo in una certa maniera, avevo qualche remora in tal senso. Non ho visto un poliziotto. Una città in cui la polizia mi ha... Naturalmente mi sono
come dire, mi sono documentato, eccetera, mi hanno risposto: la polizia arriva in pochi minuti quando succede qualcosa, ma tu non la vedi. È una... Probabilmente sarà. Sarà messa nelle posizioni strategiche, naturalmente. Però non la percepisci. No. Cosa strana, perché tante volte, magari in questi paesi, che sono questa signora, anzi, il marito di questa signora Leila, si chiama Giovanni, che se ci vede lo saluto, perché lui sta a Milano, fa la spola a Milano, va bene, a parte questo aspetto particolare, mi ha detto: Alessandro, alza gli occhi. Io li ho alzati e ho visto due droni. Uno sopra di me, sopra di noi, e uno molto più giù. La città viene controllata con i droni, quindi se succede qualche cosa, attraverso il drone la polizia interviene. Ecco, non è male come cosa, anche perché ti senti anche libero di comportarti nonostante stai, quindi ti mettono anche un po' alla prova. Io però non ho visto nessuna gazzarra, soprattutto di notte, non ho visto ubriachi. Mi hanno detto che appena uno eccede si avvicinano dei signori e ti portano, non al commissariato, ti portano magari in qualche altro posto in cui tu puoi sfogare la tua rabbia, ubriachezza, che ne so. Cose. E si mangia città composta, città, vedi? Città sorridente, tanti ragazzi, naturalmente se si leva l'audio a questa scenografia giovanile, tu la vedi la stessa che vedi a Londra, a Roma, a Milano, sono tutti uguali, tutti vestiti nella stessa maniera, tutto il mondo è paese. E poi si mangia, tu hai fatto scompacciare di questa la che mia, sembra l'insalata greca, mia ciopca, però, la mia ciopca penso sia uguale, perché cipolla, cetriolo, pomodoro, olive e feta e origano. Esattamente. È l'insalata greca, quindi ora che lì si è l'insalata greca, tu sì. Lo sai bene, è uguale, penso. Sì, ma insomma, tra yogurt e questo tipo di insalata, tra la Grecia e la Bulgaria, siamo lì. Sì, sempre la parte sopra. Io la mattina facevo colazione nel mio albergo prendendo una bella tazza di yogurt, perché a me lo prendo anche a Roma, ma a Roma è semiliquido lo yogurt. Lì è più compatto e forse anche un po' più acido. Esattamente, ed è buonissimo. Questi sono anche dei dolci che mi ricordano leggermente la mia terra, in Grecia, non lo so, però sì. Insomma, molto a base di miele, di nocciole, di mandorle, tante volte. Oppure anche lo yogurt stesso, non so se lì l'hai provato. Questi con non il miele, con non il pinocchio, li ho mangiati, con le nocciole. Ecco, ma sui dolci sono veramente buonissimi. Sono anche molto corposi, eh? Ah, caspita, voglia, certo. Perché insomma col miele, con le però nocciole. Però io ho vissuto di ciopca, di queste insalate e di dolci. C'erano anche il primo piatto di pasta non esiste, esistono molto le minestre e i minestroni, cosa a cui io non eri molto insomma, non è che amassi molto questa cosa. E invece queste belle insalatone, queste ciotole, e quindi hai detto sei andato là per un convegno, quindi anche proprio a livello economico c'è ancora la volontà sicuramente degli italiani di investire là sopra. Perché? Per le tasse? Vuoi per altre agevolazioni? Che cosa ha questo popolo anche a livello di dipendenti e di squadra, allora, che forma la maggior nostra? Parte degli imprenditori italiani che io che ho ascoltato mentre parlavano praticamente erano non era l'impresa italiana industriale, ma era l'impresa italiana che mirava molto all'assetto agricolo, quindi molte case vitivinicole, c'è una grande azienda dolciaria che ha comprato numerosi ettari di terreno per mettere le nocciole e quindi per ricavare, perché la manodopera costa poco, naturalmente. Certo. Il livello fiscale, stiamo parlando di un 15%. Tutte cose che io ho ascoltato, certo, lì, sì, sì. E che qui riporto. Quindi lì il livello fiscale massimo è il 15% rispetto al nostro 43%, forse 48%. E questo per un imprenditore è la manna. E anche una capacità a livello probabilmente anche informatico, non che a noi manchi, però come hai detto tu, avendo questa... E sembra di non stare in Europa, perché è un paese culturalmente, tradizionalmente lontano dai nostri costumi, dal nostro modo di vivere. Ma invece siamo in Europa. Certo. Siamo in Europa
e basta vedere tutte le bandiere sempre bulgare, accompagnate anche in questo paese dalla bandiera azzurra europea. Che bello. Grazie mille Alessandro, il tempo è finito, ma il tempo di viaggiare non finisce mai. Non finisce mai. Il tempo per la cultura nemmeno. A qualsiasi età viaggiare ti fa crescere. È vero. Mi raccomando, continuate a seguire l'Argonauta, continuiamo a crescere insieme, a viaggiare insieme, perché è la sfida e anche la vittoria più bella. Alla prossima. Benvenuti ad una nuova puntata dell'Argonauta, come dico sempre è un nuovo viaggio, vi porteremo insieme a noi, saremo su questa barca degli Argonauti che ci porterà ad esplorare una nuova città. Lo faremo insieme ad un compagno di viaggio, un amico, un grandissimo giornalista e conduttore, Alessandro Di Pietro. Eccomi qua. Eccoti qua. Ciao cara. Ormai mi mancavi, quindi ho detto, ma dove andrà a finire Alessandro come compagno di viaggio, no? E quindi, insomma, ci porterai in altri luoghi. Che già il nome mi piace, perché è un luogo che ispira saggezza dal nome. Poi non lo so se c'è saggezza. Sofia. Ecco. Capitale della Bulgaria. Sono stato a Sofia di recente, perché un po' è il nostro mestiere, ho dovuto condurre, con piacere naturalmente, un convegno degli imprenditori italiani in Bulgaria, promosso dal commercio estero, dalla sezione dell'ambasciata italiana del commercio estero, che hanno radunato tutti gli imprenditori italiani presenti in Bulgaria. Vasiliti, tantissimi! Dico, ma state tutti qua! Nomi abbastanza noti, importanti e abbastanza noti. E c'è stato un grande dibattito sulla differenza fiscale tra l'Italia e la Bulgaria, molto facile perché in Italia siamo i primi in su, la Bulgaria è uno dei paesi. Dice una cosa un po' quindi, conosciuta. Quindi, appunto. E questo dimostra, come dire, l'impresa italiana con tutte le sue caratteristiche, le sue peculiarità, che si stanzia e mette radici in questo paese. Quindi la capacità di amalgamarsi e di fare successo in nazioni. E ho saputo in questo convegno che la Bulgaria totale ha 6 milioni di abitanti, pochissimo. E 2 milioni di questi abitanti sono a Sofia, pensa un po'. E quindi andiamo a scoprire questa Sofia, no? Che già dai suoi colori, sua architettura, già ci mostra comunque la sua bellezza. Allora, qui si tratta, questa è la cattedrale greco-romana, e naturalmente vicino a questa grande cattedrale, eccola qua, Aleksandr Nevsky, non so se pronuncio Aleksandr Nevsky, Nevsky. Nevsky. A proposito, lingua incomprensibile, anche le scritte in cirillico sulle strade. Quindi ci scuserà, a me non mi scuseranno se io farò qualche pronuncia. In due ci scuserà. Ecco, questo è l'interno della cattedrale, molto ricca di ori, molto ricca di icone, bellissime tra parentesi. E io quando sono entrato, con tutto il rispetto,
e poi vedi la gente che si fa il segno della croce in senso inverso al nostro. È vero. Sono cattolici, sono cristiani come noi, solo che è il rito greco-romano. E quindi sì, perché non si fa verso sinistra, ma si fa verso così, destra. Ma si fa così. Sì, verso destra, sì, infatti. Insomma, e poi c'è anche. Sì, sì, no, verso destra, perché anch'io comunque la. Esattamente. E poi queste icone che sono molto fondamentali, molto importanti. E poi hanno tutte queste candeline fine. Tieni presente che all'interno del, almeno nel momento in cui sono andato io, non, sono entrato di giorno, non c'era la luce artificiale e quindi tutto questo buio era frammentato solo da questi gruppi tantissimi di candeline che illuminavano là. Hai percepito l'odore di incenso? Perché spesso lo mettono tantissimo. È proprio, cioè lo senti fin da fuori. E tu entri. E poi queste icone che vuoi, cioè che ritualmente almeno si, almeno negli ci sono tantissime icone della Madonna col bambino. Vero. Non ce n'è una di Dio, diciamo, ma moltissime di Gesù Cristo, della Madonna, e poi vari santi, fra cui certo. I loro santi. Dunque, invece, sulla stessa piazza dove c'è questa gigantesca cattedrale, vi è una più piccola, che è Santa Sofia, che poi ha dato il nome alla città. È vero. Che è molto più modesta, però è anche la più frequentata rispetto alla cattedrale. Ed è una particolarità. Insomma. Questa Sofia che poi tanti dicono magari potrebbe essere una saggezza, cioè proprio deriva dalla saggezza, quindi però chi lo sa, insomma. Una cosa impressionante, quando c'è il sole, come in quei tre giorni in cui sono stato io, verso mezzogiorno questo sole picchia sulle cupole di oro zecchino di questa cattedrale e quindi è uno spettacolo eccezionale. Ci hai mandato anche del palazzo di giustizia e poi vedremo anche l'ambasciata italiana. Sì, la persona che, eccolo qui, il palazzo di giustizia, questa persona che mi ha fatto fare un po' da turista, una signora italiana chiamata Leila, che però è una commercialista del posto, pensa laureata alla Bocconi, poi si è trasferita a Sofia, doveva fare un atto pubblico presso. E la cosa impressionante, io sono rimasto colpito, lei è andata allo sportello, anzi a due sportelli, in uno c'era il notaio, perché lì il notaio non è come i nostri notai, che bisogna prendere appuntamenti, il timbro notarile, no, lì è una pratica. Il notaio ti chiede il documento, ti guarda che tu sei Alessandro Di Pietro e certifica l'atto notorio che tu hai fatto in 10 minuti. Vero. Io sono rimasto colpito. Così come devo dire che è vero che lì c'è ancora molta burocrazia che risale un po' al dominio passato, però è una burocrazia veloce, in cui io non ho visto file, non ho visto code. Vedi. E quindi è facilissimo. Quindi servirebbe un po' anche a noi in certi momenti. Io no? Ho pensato a Roma, uno per fare una certificazione vai a Piazzale Clodio, ci passi la mattinata. Lì siamo entrati e usciti 15 minuti, forse 20. Un'altra bellezza di Sofia, tra le tante, c'è anche il teatro. Teatro, sì. Dove naturalmente in tutta la Bulgaria, così un po' come tutti i paesi dell'est, lo spettacolo principale del teatro è il balletto. È vero. E quindi non ho avuto il piacere, l'occasione di essere presente, ecco questo è appunto il teatro, di poter partecipare a uno spettacolo, perché non c'era ancora il cartellone, non era stata aperta la stagione del balletto in Bulgaria. Sì, loro ce l'hanno proprio come In Bulgaria sono tre, no? Gli elementi che io ho percepito, sono stato lì solo 3 giorni. E tre ne hai percepiti? E tre ne ho percepiti, esattamente, cioè la ginnastica artistica, tutte le fanciulle, ma da bambine fanno ginnastica artistica, tant'è che hanno le campionesse del mondo e cose di questo genere. Il balletto, e spesso chi fa ginnastica artistica poi gira e diventa danzatrice, e poi i matematici. La Bulgaria è paese di matematici, questo lo sapevo già, ma non. Per esempio l'università a Sofia c'è praticamente una sola facoltà, cioè matematica e fisica. Bene, quindi se uno è portato tutti i cervelloni, tutti i cervelloni. Dice mi devo spostare fuori dalla capitale se sono più materie umanistiche.
Non lo sapevo io questa cosa, veramente, che fossero tutti anch'io così. Anch'io non lo sapevo, sono rimasto colpito. Cioè, balletto sì, ginnastica artistica. E poi, sì. Poi mi sono chiesto, e ho chiesto a questa mia accompagnatrice, persona veramente squisita, dico, ma qual è l'economia principale della Bulgaria? E lui dice, e lei mi ha risposto che è un paese che si sta, cioè che è già stato trasformato dall'assetto agricolo a quello, e sono rimasto anch'io a bocca aperta, e qui deriva appunto la cultura matematica, all'assetto informatico, cioè tutti ingegneri informatici, tutti matematici, e girando per le strade si vede anche dai cartelli non si riesce a percepire, quello che c'è però dentro. Io chiedevo che c'è scritto ingegnere informatico, e quindi sono un paese di cervelloni. Vedi, e io non pensavo mai, uno pensa alla Bulgaria lì all'est, paese povero. Che si prova a vedere bello, la propria ambasciata quando ecco si va all'estero? È un'emozione. Proprio la bandiera, già che vedi la bandiera italiana. Già. Naturalmente in un paese come la Bulgaria tu cammini, non capisci, senti vociare, giusto se c'era la gradevole traduzione della mia accompagnatrice. Però non si capisce niente. Niente, assolutamente niente, anche quando leggi non puoi percepire nulla. Poi cammini e dice, vedi la tua ambasciata? Eccola qui. E quindi è stato davvero piacevole. Non siamo stati qui dentro, perché c'era una sala convegni al centro di Sofia, dove c'è stato appunto questo evento. Però è stato bello vedere la bandiera italiana che sventolava. Ti senti un pochino a casa, anche se stai... Si sentì a casa, sì sì. Quando sentono parlare italiano, non so se ti è capitato, magari sentivano che parlavi italiano, si girano, cioè ce l'hanno ancora questa cosa di dire, ah, sono italiani, perché l'italiano comunque si fa allora, sentire quando mi è capitato all'estero. In un ristorante di sentire alle mie spalle, era un tavolo da sei, di sentire parlare italiano, e quindi ti viene spontaneo girarti, no? E loro, il fatto che io mi sia girato, hanno capito che io ero italiano. Poi ti hanno riconosciuto e hanno detto, sì, ecco qua che abbiamo incontrato a Sofia. Cioè, ci mancava solo erano... E i ristoratori si sono spaventati perché hanno detto, quest'ora ci fa. Non è andata così. Non ci è andata controlla così. Tutto. Non è andata così. No, invece sono stati carini, hanno salutato. È stata una piccola isola, diciamo, di comportamento. Ma secondo me ti hanno riconosciuto, anche il ristoratore ha detto fammelo tenere buono, perché qua vabbè, il nostro Alessandro chissà che ci combina. E cosa combinerà dopo la pubblicità? A tra poco. Fa rima, fa rima.